Ritorno proprio con la memoria a tanti tanti anni fa, al Medioevo per quanto mi riguarda, perché parlando di Alleluia Brava Gente, che era un grandissimo successo della ditta Carinè Giovannini al quale io partecipai, e allora, come a volte succede oggi, ma sempre più raramente, si lavorava con l'orchestra e le orchestre erano composte da musicisti di primissimo ordine, e fra questi ricordo, come tanti altri dell'orchestra, Pino Rucker, che era considerato, ha lasciato un ricordo di sé notevole, insomma, ha fatto moltissime colonne sonore, nei film in film molto importanti, partecipato alle grandi orchestre, ed è stato in Alleluia Brava Gente dalla prima recita, dalla prima replica. Ma poi si seppe che era figlio di un re. Io cerco un sogno come un ricordo di tanto tempo fa. Poi c'è stata occasione di incontrarlo ogni tanto, ma gli anni poi passano, ne sono passati tantissimi, comunque è un ricordo di grande professionalità e di grande talento.